Chiesa cattolica romana. Penso che il cattolicesimo romano non sia cristianità pura, ma è un misto di paganesimo e cristianità. Martin Luther aveva ragione di voler riformare il cattolicesimo medievale e riportarlo alle istituzioni originali create da Cristo. Io amo il cattolicesimo romano e mi identifico molto con la religione cattolica, ma allo stesso tempo credo che abbia molte contraddizioni interne, una sensualità e un sadomasochismo nascosti. E sia io che Madonna lo abbiamo scoperto. In sintesi, perché lei è contro le principali e più famose femministe americane di questi anni? Mi identifico fortemente col vecchio movimento femminista che esiste da 200 anni e penso che debba richiedere l'uguaglianza politica e legale delle donne. Ma negli ultimi 17 anni il movimento femminista, io penso che si sia troppo invischiato nei problemi della media borghesia bianca. E quello che cerco di fare, come Madonna, è di riportare bellezza e sensualità ad un movimento che nei paesi anglosassoni è diventato parrocchiale. Lei spesso parla dell'Italia, cita cose italiane nei suoi libri, ad esempio l'opera, il ragù, il cibo. Perché? Cosa c'entra col femminismo? Quello che sto dicendo è che la cultura afroamericana è molto vicina alla cultura italiana, perché esalta la musica, l'emotività, il mangiare, la gioia. Penso che sia il cuore dell'America adesso. C'è una vera vitalità creativa nella cultura afroamericana e io cerco di usare questo parallelo per mostrare quello che c'è di sbagliato nel movimento femminista anglosassone. L'Italia è una società antica, strutturata su valori antichi, però c'è qualcosa che bisogna mantenere, secondo lei, non è vero? Penso che la cultura italiana e le culture mediterranee in generale esaltano la madre. La madre è il cuore della mitologia mediterranea. Invece, negli ultimi 20 anni del movimento femminista, il ruolo della madre è stato denigrato. Io sono una donna di carriera, una delle prime donne in carriera della mia generazione, ma allo stesso tempo sono convinta che sia necessario esaltare la madre e il ruolo della casalinga, in modi che sfortunatamente solo i conservatori stanno facendo in America, e penso che sia sbagliato lasciare alla destra la questione del ruolo materno. C'è chi accusa Camille Paglia, sei una conservatrice, lei risponde no, sono una libertaria radicale.